A kiss of a hand, maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our... Ragazze, allora finalmente nuovo tutorial. Questa volta preannunciatovi già sulla pagina fan di Facebook, che trovate digitando la Sindina su Facebook. Comunque vi metterò qua sotto tutti i link, e vi pregherei, se volete, diciamo, sapere qualche news sul canale, sapere news su qualsiasi cosa, io chiedo anche qualche consiglio, qualche opinione su qualche prodotto su questa pagina fan che aggiorno, o comunque cerco di aggiornare quotidianamente, vi prego di aggiungermi in quella pagina là e non sul profilo personale, perché ho più di 5.000 amicizie, quindi non posso più accettarne. E allora vorrei spostare tutte quante le ragazze sulla pagina fan, che appunto aggiornerò tutti. Volevate questo look, perché appunto avevo scritto sulla bacheca della pagina fan che il prossimo tutorial sarebbe stato su Marilyn Monroe, e tutte quante impazzite, nonostante ci siano già veramente veramente tanti tutorial sul look, sul classico look pin-up di Marilyn Monroe. Comunque volevate vederlo da me, e io l'ho fatto praticamente uguale a tutte le altre, perché alla fine non è che è un look molto particolare, è fantastico, però a mio parere è veramente molto semplice se ci si prende la mano. Diciamo, la cosa principale secondo me di questo look, la cosa più importante, è fare bene l'eyeliner e le sopracciglia, che vanno veramente curate moltissimo. Ho visto che molte ragazze, sia americane che italiane, facendo dei tutorial su un look Marilyn Monroe, quindi su un pin-up look ispirato a Marilyn Monroe, non tralasciavano, diciamo, il fatto delle sopracciglia, di infoltire un pochettino le sopracciglia e cambiare leggermente la forma, perché Marilyn Monroe aveva delle sopracciglia molto molto particolari. Ok, lei le aveva naturalissime, e per me è stato un po' difficile renderle leggermente più naturali, però comunque ho cercato di fare il possibile. Intanto ci sono le moto che passano, sembra che abito a Monza. Ogni volta ci sono le gare qua nella strada davanti alla mia finestra. Comunque, spero che questo video, questo tutorial vi piaccia, nonostante, diciamo, non spicchi così tanto di originalità. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Allora ragazze, come vedete sono andata a cancellare completamente, o meglio, quasi completamente, le mie sopracciglia, perché come vedete andrò a ridisegnarle completamente in un modo diverso da come le faccio di solito. E vado a prendere un pennellino angolato e questo set qua per sopracciglia di Essence. E ora inizio a ridisegnare le mie sopracciglia. Prima di tutto faccio il contorno. Andrò a fare l'angolo qua delle sopracciglia molto più alto rispetto al mio, ecco. Innalzerò di molto la punta più alta delle mie sopracciglia, in questo modo, vedete? Cercherò di dare un effetto un pochettino più naturale rispetto al solito. E ora, per aggiustare i peletti di sopracciglia che scendono in questo punto qua, avendo alzato il disegno delle mie sopracciglia, vado ad applicare una cera. Queste qua di MAC, e c'è anche in vari colori, a seconda del proprio tono
del proprio colore di sopracciglia, però io l'ho presa clear, quindi trasparente. E come la applico? Vado prima a riscaldarla in questo modo affinché si ammorbidisca un attimo e successivamente vado ad applicarla in questo modo, tirando su tutti i vari peletti delle sopracciglia che possono spuntare qua sotto e dare questo effetto davvero antiestetico per un make-up come questo. Solito primer, che sarà il mio solito Urban Decay Primer Potion Eden, fino su tutta la palpebra mobile, fino a sotto le sopracciglia. Il primo colore che andrò ad applicare con un pennellino di questo tipo da palpebra mobile sarà questo qua, che è una specie di vaniglia che vira un po' al nocciola chiaro, chiarissimo. E appunto lo vado ad applicare su tutta la mia palpebra mobile, anche all'angolo interno qui in questo modo, fino a sotto le mie sopracciglia. Il secondo colore che andrò ad applicare sarà il mio colore per illuminare la parte subito sotto le sopracciglia e utilizzerò questo colore qui a fianco a quello utilizzato precedentemente nella palpebra mobile. E non saprei descrivervi veramente il colore. È come se fosse un dorato chiarissimo, con questo effetto lievemente shimmer. Colore nella piega dell'occhio. Vado a prendere questo qui, che è di Benefit. Si chiama Bossy. È una semplicissima cialdina. Molto simile al Coquette di MAC. Il viso rivolto verso l'alto in questo modo. E guardo, mi guardo nello specchio e guardo dove c'è l'incavatura qua, dove c'è la pieghetta del mio occhio, dove vedo l'osso. Vado con movimenti molto molto leggeri ad applicare questo colore. Bene, ora vado a prendere un colore matte, marrone un po' più scuro, e questo è il Ground Brown di MAC, e vado ad applicarlo in questo modo proprio dove sento il mio osso, così, e con un pennello da sfumatura ciccionissimo questa volta, questo è veramente enorme ed è di Zoeva ed è il numero 225. Vado a sfumare questi due colori nella piega dell'occhio. Ora, sempre con il mio pennellino a penna, vado a prendere Bossy di Benefit e lo applico qui sotto. Come ultimo colore andrò a prendere un ulteriore illuminante, questo è Naked Lunch di MAC. E vado con un pennellino ad applicarlo un pochettino qua all'inizio della palpebra mobile, qui sotto la rima interna dell'occhio, all'angolo interno, e subito sotto le sopracciglia, in questo modo. Ok, ora passiamo allo step fondamentale del trucco degli occhi di Marilyn Monroe, che è, come saprete, già l'eyeliner. Inizierò con questo eyeliner a penna, che è di questa marca qui, che credo si chiami Playboy, non lo so, ci sono i coniglietti di Playboy. E vado a tracciare la mia linea di eyeliner. E la faccio in stile occhi di gatto, quindi con questa linguettina qui molto molto lunga. Ho un tutorial per come applicare l'eyeliner che potrete trovare cliccando qui. E vi sarà molto utile anche per fare questo trucco degli occhi qui. Vado a tracciare una linea anche subito sotto la rima interna dell'occhio per circa metà del mio occhio, quante volte dico occhio. E successivamente con il mio pennellino a penna andrò a sfumare questa linea.
La rima interna andrò ad applicare un pochino della mia numero 02, questa matita nude di Madina. Come ciglia finte, ahimè, ho esaurito assolutamente tutte le scorte di ciglia finte, devo andarne a comprare un bel po' di paglia. Comunque utilizzerò queste qui, che sono di Peggy Sage, che io ho tagliato a metà e che andrò ad applicare solo qui alla fine dell'occhio. Ho iniziato, come vedete, applicando un po' di correttore sopra le mie labbra affinché si cancellasse completamente il colore naturale delle mie labbra. Ora andrò ad applicare, sempre per il mio contorno labbra, questa matita alquanto distrutta di Madina, che è, non so più che cos'è, comunque una semplicissima matita rosso matte. Possibilmente, ecco, cercate di fare una punta leggermente più decente rispetto a quella che sono riuscita a fare io. Comunque, vado a fare il contorno delle mie labbra. Ecco, per ridisegnare il contorno delle mie labbra, ho tracciato delle linee di contorno veramente molto molto morbide, perché Marilyn Monroe aveva appunto queste linee. Aveva queste labbra enormi, Marilyn Monroe, veramente molto carnose, molto femminili, molto belle, e non aveva, per esempio, l'arco di Cupido molto netto, non aveva le linee di contorno del contorno labbra molto nette. Quindi cercate di rimanere il più possibile, il più morbide possibile, ecco. Come rossetto andrò ad applicare una mescolanza tra il Ruby Woo di MAC, usatissimo per i look qua, per i video tutorial su Marilyn Monroe, e lo andrò a mescolare con questo qua, che è sempre un rosso fantastico ed è il numero 12 di, oddio, oddio, di questa marca qui. Si chiama BU, che, come vedete, rispetto al Ruby Woo è leggermente più scuro ed è leggermente più, diciamo, ha questo effetto un po' più bagnato e darà un po' di luminosità a Ruby Woo e farà sì che le labbra non si secchino così tanto, perché Ruby Woo veramente è un rossetto fantastico, ma le labbra si seccano veramente da morire. Completiamo le labbra con un po' di lip gloss. Questo è di Essence, del numero 06, si chiama Crazy About You, ma credo sia di una collezione limitata. E lo applico sempre utilizzando il mio Passiamo al trucco pennellino. del viso e vado ad applicare un po' di blush ed esattamente una mescolanza tra questi due, un corallo e un color terra molto chiaro. E vado a fare un po' di contouring. E ultima cosa con il mio eyeliner waterproof marrone, questo è di Kiko. Vado a fare il classico neo alla Marilyn qua.